Buongiorno, sono Annalisa Filippone, responsabile di Villa del Barbianello a Tremezzina, sul lago di Como. Ricevo dalla collega Carlotta del Castello di Masino la parola Polo Nord. Ma perché proprio Polo Nord, vi starete chiedendo? Perché a Villa del Barbianello è custodito un museo. Nel sottotetto del corpo centrale della villa abbiamo un museo dedicato alle spedizioni di montagna, e la più importante delle quali è stata quella realizzata da Guido Monzino, ultimo proprietario della villa, nel 1971, al Polo Nord, con slitte trainate da cani. Impresa durissima, faticosa, ma anche di grandi soddisfazioni. Al centro della stanza, infatti, possiamo notare una delle slitte, conservata ancora in maniera originale, che parteciparono a questa impresa. Sopra la slitta, il lucernario simboleggia la luce, la stella polare. E ancora nel museo possiamo osservare gli indumenti, tutto l'equipaggiamento utilizzato dal conte Monzino durante la spedizione, anche questi indumenti realizzati a mano dal popolo Inuit, e questa bellissima e vastissima collezione di figurine sorridenti in avorio, anch'esse fatte a mano dal popolo Inuit. E sempre verso nord è rivolta la vera ultima dimora del conte Monzino. Infatti le sue cenere riposano qui, nel parco di Villa del Barbianello, in un'antica nevera, costruzione in pietra di forma circolare molto profonda, che in passato veniva utilizzata per conservare i cibi sotto la neve che cadeva dal tetto. Nel 2021 ricorre il 50° anniversario della spedizione al Polo Nord. Chissà cosa direbbe il conte Monzino oggi, con i cambiamenti climatici, il ghiaccio che si scioglie, il pack completamente danneggiato, proprio quello su cui le sue slitte si inerpicavano per raggiungere il polo. Con questo piccolo racconto spero di avervi incuriosito e vi aspetto. Venite a trovarci appena possibile a Villa del Barbianello. E adesso passo la parola pellicola alla collega Francesca Caldara delle Saline Conti Vecchi in Sardegna. Arrivederci!